Akinbo 2019, la 13ª edizione, sono qua in compagnia del boss e quindi... Akinboss. Buonasera Mario Anglani. Ciao Stefano. E siamo un po' formali così, perché quando si dice che si cresce si deve essere un pochino più attenti, no, a quello che si dice, a quello che si fa, perché insomma si cresce e si matura, no? Assolutamente. Ho come l'impressione che questa edizione sia l'edizione di svolta, no? Quella in cui con gli annunci delle novità 2020 si è andati un pochino a far capire che Akinbo sta crescendo e necessariamente qualcosa cambia. Si sta, guarda, evolvendo. Non voglio dire altro, lascio, anche perché giustamente chi meglio di te può raccontare il senso e dove nasce e dove vuole arrivare o dove proverà ad arrivare Akinbo nel 2020. Allora, si sta evolvendo perché infatti è anche un po' una sorta di segnale che ho voluto dare facendo per la prima volta le magliette bianche dei partecipanti, perché solitamente sono nere. Vabbè, a parte quelle colorate che abbiamo usato in crociera questa primavera. Bianche perché è un po' come se rappresentassero un foglio bianco, no? Cioè un foglio dove poter scrivere il futuro dell'evento. E io ero già un po' che ci stavo pensando e il mio futuro riguardo l'evento è andare in una direzione che mi possa permettere di offrire dei nuovi servizi, offrire dei, questo riguarda i training, offrire nuovi servizi che riguardano le aziende, perché bene o male, e adesso posso tranquillamente affermare che forse dalla terza, quarta edizione che tante aziende mi stanno chiedendo di appunto creare un'edizione dedicata a loro, perché è vero che l'evento sarà di tipo business, però con, come dire, no, l'impronta allo stampo di Akinbo, quindi cercando di fare delle cose carine e diverse per non essere uguale a tutti gli altri. Ecco, però c'è anche questa parte di formazione, no? C'è, ci sono, voglio dire, degli esempi molto alti, no, a cui magari ispirarsi, ma sappiamo anche che poi una caratteristica di Akinbo è sempre stata quella di ridare una sua personalissima interpretazione e di quelle che sono, che siano le edizioni, e adesso lo vedremo molto probabilmente con questa formazione. Quale anticipazione potresti dare? Quale chicca potrebbe essere il motivo, una scintilla che possa, se mai ce ne fosse bisogno, convincere qualcuno per venire, allora, a provare? Sicuramente hai detto bene, nel senso, in Italia, nel mondo ci sono eventi che fanno formazione da anni, fanno eventi di formazione a livello mondiale, società enormi, e l'idea della formazione è sicuramente perché quando Akinbo ha fatto tra virgolette quel poco di formazione, e quindi mi riferisco ai lab dell'evento di solito primaverile e in ultimo quello della crociera, ho ricevuto feedback oltre le mie più rosee aspettative, nel senso che proprio l'esempio della crociera, c'era gente che non voleva scendere, voleva continuare a stare in crociera, e da maggio, quando sono tornato, adesso siamo a novembre, insomma, tutte le volte che incontro qualcuno ad altri eventi in giro, magari mi scrivono, mi chiedono sempre: ma la crociera la facciamo il prossimo anno? Quando la rifacciamo? Quindi c'è questa voglia di formazione, che questa non è voglia tanto di... per fare una crociera, quanto no, certo, per imparare, perché Akinbo ha avuto la fortuna in questi anni di conoscere, di far venire professionisti di assoluto rilievo, e la cosa in più sicuramente può essere il fatto che io insomma, l'esempio che faccio sempre, che a me piace tra virgolette per quanto possibile non coccolare il partecipante, no? I soliti esempi, no? La birra, il gioco, questa cosa qua, quest'anno abbiamo anche avuto la novità della frutta fresca. E quindi creare una sorta di, come dice uno dei ragazzi che mi sta aiutando, in realtà sono due, i due Alessandro Farina e Alessandro Romagnoli, una sorta di Akinbo experience, cioè non è che tu vieni da noi, fai il corso tre giorni, otto ore, stai lì e poi te ne vai. Cerchiamo di innanzitutto di darti una, come dire, una sorta di formula senza pensieri, quindi nel costo del corso è compreso tutto, quindi anche l'albergo, la festa finale con il relatore, quindi tante altre chicche che insomma adesso non svegliamo. Non svegliamo.
e il tutto unito appunto all'alta qualità insomma, dei corsi, e cercando anche di sicuramente usufruire prima, a sfruttare tra virgolette le maestranze nostrane, quindi gli italiani. Non nascondo che mi piacerebbe anche provare a portare qualche relatore internazionale e fare in modo di offrire un prodotto, adesso non dico completamente unico, però che sia comunque insomma un po' di nicchia o comunque fatto in un certo modo. E anche un po' reinterpretato. Certo, con la nostra... Io penso che più che fare un discorso di nazionalità, se vogliamo, a Kimball è sempre contraddistinto anche per avere un discorso legato alla qualità, nel senso che non è da dove vieni, ma quanto sai e quanto ti piace l'idea di venire in un evento come anche in Bob. Bene, queste sono un po' quelle che poi sarete sicuramente allineati tra le future comunicazioni di questi giorni e nei mesi a seguire su quelle che saranno le novità. Mario, io direi che facciamo in bocca al lupo. Io come al solito ne approfitto per li faccio a te, ma e tu rappresenti tutto lo staff. Grazie ragazzi, perché ovviamente se non ci foste voi l'evento non potrebbe essere. Bene. E noi ringraziamo Mario perché ci dà la possibilità di partecipare, di essere membro di uno staff bellissimo che prima ancora di voler fare a Kimbo probabilmente ha proprio piacere dello stare insieme e in quella che è la magia di a Kimbo. Esatto. Ciao a tutti. Grazie.